parecchio ed è diventata interessante la quota di Romeo da Pisa, 6,38. Queste le quote eventuali quando i cavalli vanno a prendere posto dietro le ali della macchina. La prima delle due prove della serata valide per il campionato del Mediterraneo. Tutto è pronto, si va in partenza. Quarta corsa di Palermo, anziani sul miglio, sono in sette, guide miste, perché è una prova valida per il campionato del Mediterraneo, in campo dunque driver di varie nazionalità. Si va allo stacco, stacco che vede lungo la corda mantenere lo sticcato Stellaz con l'italiano Matteo Di Meo, attaccato da Sigla di Azzurra con il rappresentante delle isole boreali Jean Flux Gomilla, che alla fine va a prendere il comando. In terza posizione Parker Run, poi a seguire il numero 2 di Saffo in Ronco, cavalli che stanno per terminare la prima piegata. Per linee esterne viene avanti Romeo da Pisa in sediolo, un numero 6 Sogno d'Asolo, in sediolo il maltese Rodney Gatt, andatura che sembra piuttosto blanda almeno visivamente. I cavalli stanno adesso per rimboccare la penultima piegata. Si è fatto avanti Parker Run facendo da punto di riferimento al 6 di Romeo di Sogno d'Asole, al 7 di Patrizia Flesci. I cavalli che stanno percorrendo la penultima piegata, in testa Sigla di Azzurra, che per inciso è l'estrema outsider al gioco, paga qualcosa come 26,80, però al comando c'è lei. In seconda posizione il numero 3 Parker Run, altro cavallo non molto seguito. Nel frattempo dalla posizione di retroguardia prova a venire avanti, dopo gara di estrema attesa, Saffo in Ronco. I cavalli adesso stanno percorrendo l'ultima piegata, insiste Parker Run nei confronti di Sigla di Azzurra, poi l'uno di Stellaz prova a venire fuori in anticipo su Sogno d'Asolo, resta ancora lungo la corda il 2 di Saffo in Ronco, retta d'arrivo, cavalli tutti abbastanza vicini, a largo di tutti il favorito Sogno d'Asolo prova a raggiungere Sigla di Azzurra, il traguardo è vicino e sul traguardo dobbiamo un po' andare a rivedere perché sono molto molto vicini. Sigla di Azzurra numero 4 guidato dal rappresentante delle isole Baleari Jean Flux Gomilla, che era l'ultimo cavallo al gioco, ed il numero 6 Sogno d'Asolo guidato dal maltese Rodney Gatt, che era invece il favorito a quota di 2,35. Vediamo chi dei due l'ha spuntata. L'impressione è che siano molto molto vicini sul traguardo, il replay dovrebbe chiarirci. E beh, sembra che Sogno d'Asolo abbia vinto di una narice su Sigla di Azzurra, dunque 6-4, mentre di galoppo il numero 2 Saffo in Ronco, terza moneta per Stellaz numero 1. Dunque in numeri 6-4-1 l'ordine d'arrivo ufficioso di questa quarta corsa di Palermo, ma c'è foto stretta per il primo posto.